No, no. Prendo questo. Prendi il microfono, sai. Dopo ripassa il microfono. Sì, c'è questo video. Compagni e compagni, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia il Comitato di Liberazione Nazionale decise la sua costituzione una settimana prima di liberare Roma e ce la siamo portati fin qui stasera senza mai aver avuto bisogno di cambiargli il nome, l'ha sempre chiamato come il primo giorno gliel'abbiamo messo. La costituzione della nostra associazione la decidemmo perché sapevamo che tipo di nemico avevamo sconfitto: i fascisti, le carogne, i nazisti, e hanno un DNA che da tanto non lo leverai mai. Quando il DNA di essere della gente che come diritto di vita non avrebbe avuto nemmeno quella di nascere, come muovono qualcosa diventano pericolosi appena lo decidono. Li abbiamo tenuti fuori per mezzo secolo, fuori dalle istituzioni, erano nelle fogne, hanno sperato che noi partigiani ci fossero morti tutti. Siamo ancora vivi, la nostra associazione è presente, compagni e compagni, ma ve lo immaginate, siamo in tutta Italia, abbiamo aperto la sezione dei partigiani a Corleone, a Palermo. Voglio dirvi che un'infamia come questa hanno fatto succedere nella nostra città, di cui ragazzi di 16 e 18 anni hanno dato la vita perché in questa piazza stasera si fosse liberi. Non sono morti, sono una specie di cavaliere che ce ne è andato a calare. Li abbiamo tenuti fuori dalle istituzioni per mezzo secolo. Poi gli è arrivato questo, io non ce li autoganai. Sono andati da un'altra parte, dice noi fascisti siamo più. Non cambieranno mai, sono dei criminali e degli assassini. Hanno un DNA, ma attenzione, vi mando questo messaggio. Con voi abbiamo sempre vinto e vinceremo anche questa volta. La resistenza, gli ideali nostri non vorranno che sopra fare a queste carogne. E mi dispiace che queste due creature ci hanno pagato la vita. Li dobbiamo ringraziare, questi ragazzi, il giorno è deciso andare a via, non arriva la crisi davvero senza di loro. Un finito. Grazie. Grazie a Silvano.